il vostro Ale. Oggi vi farò vedere come ripristinare l'intonaco, causato dall'umidità chiaramente. Al primo step si procede con la raschiatura, dove viene via bisogna tirarlo via, andare bene a fondo, vedete? Viene via la malta sotto, sempre causa l'umidità. Procediamo al secondo step, ho raschiato tutto bene quanto possibile, poi col pennello si spolvera, vedete? Si copre bene con i nastri e i giornali. A questo punto si dà una mano di, diciamo, fissativo. Io uso il quarzo un po' allungato in modo che assorbe e, siccome essendo quarzo, aggrappa e fa aggrappare la colla che userò poi per rasare e stuccare. A questo punto preparo un po' di acqua e la colla, che è tipo stabilitura, colla dei cappotti, quelle che si fa all'esterno. Come potete vedere, la consistenza che non cade dalla cassuola. Ho preso la colla sulla cassuola, come vedete anche qui dove c'è la macchia, si dà la prima rasatura, perché vanno date almeno due passate. Procedo con la prima. Passiamo a un altro step, l'ultima rasata, la prima l'ho gelata, totalmente asciutta, e proseguo sempre con la colla. Dopo 5 minuti, che è quasi asciutto, passate con il frattassino appena appena bagnato, esce come la stabilitura. Incredibile ma vero. Si pareggia con l'altro muro. Se per caso non doveste riuscire a entrare col frattassino perché è troppo stretto, usate la spugna, ok? Per la conclusione della rasatura, dove c'è umidità, come vedete è bello asciutto, dopo 24 ore si può verniciare. Io ho preparato del traspirante, mi raccomando, usate una pittura traspirante idrorepellente, non acrilica, altrimenti fa pellicola e non traspira più il muro e vi si scrosta nuovamente. Se il video vi è piaciuto, cliccate sul logo e iscrivetevi al canale. Al prossimo video. Ciao!